continuiamo a parlare di cose belle ma che sono anche buone contemporaneamente. La cultura, la tradizione della nostra terra, questo ci insegna e soprattutto questo trasmette continuamente come grande espressione culturale. E quanto è vero ciò che sto dicendo lo dimostra un'ennesima iniziativa che ha aperto i battenti da pochissimo nel cuore di Modena, appunto presso la chiesa del San Carlo. Un'iniziativa di Modena Amore Mio, si chiama Il Gusto delle Contaminazioni, un'occasione davvero da non perdere. Di questo parliamo con i miei prossimi ospiti. Do il benvenuto ad Elisabetta Barbolini Ferrari. Buongiorno, buongiorno, benvenuta, ricercatrice. Assieme a lei ci sono i due curatori di questa esposizione, rispettivamente Sonia Veroni, buongiorno, buongiorno, ben trovata, e Pietro Cantore, buongiorno. Eccoci qua. E allora, ho detto bene che insomma il buono ed il bello in questa nostra splendida e meravigliosa terra insomma sono un po' un must, no? Adesso l'occasione dell'Expo ci sta dando così un'opportunità ulteriore per tirare fuori il meglio di noi, ma insomma è qualcosa che un po' ci appartiene, vero Cantore? Assolutamente, possiamo dire che è un momento molto felice, importante, sì, per Modena, perché riapre a breve la Galleria Estense, il Palazzo Ducale è riaperto, queste iniziative per l'Expo, e si aggiunge questa chicca, questo gioiellino nella chiesa San Carlo di Modena, capolavoro assoluto, con delle cose straordinarie. Bisogna veramente, concedimi, ringraziare moltissimo Maria Calafori, sì, Calafori, alla quale tra l'altro auguriamo di riprendersi al più presto, insomma non è in buona forma in questi giorni, quindi un augurio glielo facciamo di cuore. E la sua associazione Modena Amore Mio. Certo. E certamente è una mostra che si è potuta realizzare per la volontà di tante persone, ma se mi permetti anche di questi imprenditori, che la Iris, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha prestato 4 capolavori, Trenk Walter, La Lapan, Ciaccio Broker, Cremonini, Frenjoy e soprattutto Teleradio Città, che ci sta veramente sostenendo. Insomma è una bella occasione, una bella iniziativa che insomma mette in tavola le contaminazioni tra gusto e bellezza. Qual è il senso di questa unione, anche un po' coraggiosa forse? È stata una mostra che, come si dice, work in progress, sì, perché siamo stati tutti coinvolti da Maria Carafoli e ognuno ha seguito il proprio settore dove ha la sua specializzazione. Io ho seguito i dipinti antichi, Sonia ha seguito il fashion e Elisabetta una tavola straordinaria di cui andremo a parlare. Certamente. E la cosa sorprendente è vedere come i capolavori antichi, moderni e la moda dialogano tutti perfettamente, e sono stati tutti naturalmente il tema, il cibo, certo, tema preponderante in questi straordinari teatrini allestiti dall'architetto Ferri per la mostra, un omaggio a Fausto Melotti. È insomma davvero un quadro molto ricco, oltre che bello naturalmente, perché insomma la cultura è anche questa, e insomma contaminazioni tra cibo e moda per esempio, lo chiedo proprio a Sonia Veroni, certo, che cosa hanno da dirsi questi due ambiti? Cosa hanno da dirsi? Abbiamo cercato di fare un percorso che non fosse didattico, cioè ci sono delle opere che appunto vanno dal 600 al 900 ai giorni nostri, però abbiamo studiato secondo noi un percorso emotivo di piccoli legami anche magari diretti tra le opere, perché iconografici e diretti, e altri legami un pochino più sottili che vanno studiati e cercati. La moda da sempre omaggia tutto il mondo della flora e della fauna, e abbiamo deciso però appunto come creare un percorso dentro questa chiesa straordinaria. Abbiamo deciso, creiamo un percorso a piccoli teatri, rubiamo un po' da Fausto Melotti questo immaginario, e creiamo delle piccole storie tematiche. Infatti ci sono 4 teatri meravigliosi, piccolini, ma secondo me gioielli, in cui abbiamo raccontato queste 4 storie. Animalia nel primo teatro, nel secondo teatro Tutti i frutti, nel terzo teatro Essenza pop e nel quarto un nome un po' simpatico, Uova pasticciate, poi vi racconterò perché. Eh sì, naturalmente, adesso volevo anche capire appunto questa presenza di questa tavola, insomma, che proprio omaggia, no, quella che è il luogo della convivialità, dello stare insieme e della bellezza anche, possiamo dirla così, per eccellenza, no? Sì, assolutamente, nel gusto della contaminazione non poteva mancare il gusto delle cose della tavola, certo, perché praticamente è il tema
è dominante quello del cibo in questo momento, però la tavola, che nella storia ha un'evoluzione straordinaria, vede tutto l'aspetto di quello che è l'arredo della tavola, che giustifica poi tanti comportamenti, tanti modi di essere. È un percorso molto interessante che si lega al cibo, ma in un modo del tutto particolare, partendo da molto lontano. A un certo punto l'arredo si impone al cibo e poi man mano perde di nuovo di importanza, perché il cibo torna a essere la parte principale della tavola, insomma. Certo, la parte principale della tavola, e credo anche in generale della riflessione, anche a livello culturale, insomma, la presenza dell'Expo nel nostro paese, anche questo vuole essere, certo, naturalmente. Allora, noi abbiamo seguito il taglio del nastro, è stato un bellissimo evento, la nostra Federica Galli ha realizzato per appunto i nostri vari spazi di approfondimento questo servizio che vi voglio proporre. Fashion, food e arte insieme, con un unico filo conduttore, il cibo. Rientra nel calendario modenese degli eventi per Expo 2015 la nuova mostra promossa da Moda in Amore Mio nella chiesa di San Carlo, aperta al pubblico dal 28 maggio. Nella mostra Il gusto della contaminazione, preziose opere d'arte dal 600 al 900 dialogano con le creazioni dei grandi stilisti italiani dedicate al food, ma anche con fotografie d'autore, oggetti di design, rari pezzi d'antiquariato destinati alla tavola. Un percorso del tutto originale fra i sapori, gli stili della bellezza italiana, che dedicherà una parte importante anche all'arte del bel canto, con una serie di concerti nel nome di Luciano Pavarotti, Mirella Freni e Raina Cabainvasca. Qui dentro, in una elegantissima forma di questi teatrini che Fausto Ferri ha avuto ispirazione da questo architetto Melotti, sono i contenitori dei dipinti e di questi straordinari abiti della moda italiana e di tante altre bellezze che noi abbiamo a Modena. Ecco qua, insomma, questo è proprio un assaggio di questa visita, che si compone di pezzi, appunto, di teatri, no? Di parti, che però poi nell'insieme, nel tutto, danno davvero uno spessore, una complessità molto profonda anche rispetto a questo tema, no, Cantore? Assolutamente, ma penso che sia una cosa veramente unica questa mostra. Non ricordo che sia stata mai realizzata in assoluto, e la cosa veramente emozionante è vedere, facciamo un esempio, il teatrino Prede e Predatori, vedere questo straordinario quadro di Francesco Cittadini, bolognese del 600, dialogare con questi vestiti di grandi stilisti vintage in un modo armonioso veramente inaspettato. E c'è da sottolineare una cosa, che sono tutti oggetti che vengono da collezioni private, quindi li abbiamo presi a uno, soprattutto provengono da importanti famiglie modenesi e collezioni di istituti, però chiusi, quindi è un'occasione unica per i visitatori poterli vedere. Sono oggetti che sono stati raccolti e ci sono stati affidati, quindi è una responsabilità enorme andare nelle case, staccare il quadro. Certo, portarlo, quindi, certo. E la città ha risposto, e non solo, perché tantissimi altri oggetti vengono da veramente da lontano, quindi una mostra non provinciale per questa, anzi una mostra di livello importantissimo, e questa è la testimonianza che nella nostra città ci sono delle cose inaspettatamente straordinarie, senza, certo, contare la collezione Cremonini, che ci ha affidato alcune opere, la Banca Popolare, la Fondazione Fotografica e quant'altro. Certo, insomma, quindi è un caso davvero unico. Questi il fatto soffici, che, esatto, un'icona è stata, da esperti che l'hanno, sì, vista, è stata definita un'icona della pittura del Novecento, quindi stiamo parlando di un quadro esposto anche in Russia, in una mostra sul Novecento, quindi stiamo parlando di pezzi veramente significativi. Importantissimi, e non è un caso che, insomma, al termine dell'esposizione a Modena il 19 di luglio poi questa mostra prenderà il via invece verso Milano. Questo è un ulteriore così arricchimento, no? Un anche riconoscimento appunto della portata anche internazionale e di altissimo livello di questa esposizione, che, insomma, ci diceva poco fa Sonia Veroni, appunto si compone di
tanti teatrini, di legami tra le opere, un po' nel dettaglio. Esatto, di legami tra le opere, appunto, si citava appena il Cittadini, che parla, fa un po' un riassunto del tema di Animalia, che viene messo a confronto con ad esempio un cabane, è un abito di Antonio Marras, il lupo, che è il principe dei predatori, poi messo in relazione invece a un animale come il gallo, che in genere è trascurato sicuramente dalla moda nel tempo, che è stato portato ad icona da questa stilista che adesso è molto in voga, Stella Jean, che appunto ne ha fatto uno stemma meraviglioso. E il gallo lo ritroviamo poi in una ricerca che abbiamo fatto in una scarpa dell'archivio di Albanese di Roma, che era un creatore romano del 1959, una scarpa gallo meravigliosa messa a confronto con questo abito di Stella Jean di questa stagione, ad esempio, o il lupo di Antonio Marras dell'inverno scorso. Sempre in Animali, lo vedo adesso nelle immagini, sì. C'è questo abito da sera della Manzini, che appunto viene da un archivio privato, e questa scarpa a pesce, sempre di Albanese, del 1960. Per cui ci sono dei pezzi pazzeschi. Cioè, partiamo da stagioni, cioè partiamo dal 1950, dal 60, per arrivare appunto ad un bellissimo abito da sfilata di Blue Girl, che invece rientra in un teatro fantastico, chiamato Uova Pasticciate, perché è un omaggio alla tradizione del dolciaria e quindi di tutte le decorazioni più proprie dei dolci. Questa è una borsa che vediamo, meravigliosa, di Benedetta Brutziges, ed è un omaggio alla tradizione pasticcera, perché è una borsa da sera, però che parte da un vassoio, da un tradizionale vassoio di dolci. Esatto, quindi insomma, dicevamo il tema della contaminazione, forse esatto. La tavola per eccellenza è il luogo della contaminazione, ma insomma stiamo capendo e ci state dimostrando, lo è la moda, lo è ovviamente l'arte nelle sue tante espressioni, è davvero un livello altissimo anche di riflessione che viene proposta attraverso questa esposizione, no? Sì, trovo che sia, come diceva Pietro, una cosa molto nuova, molto originale. Il titolo della mostra è significativo di quello che viene raccolto all'interno. Ma è per Modena credo che sia una cosa all'avanguardia, una cosa mai fatta, molto pensata. Cioè, dietro si legge uno studio, una ricerca che così fa onore ai curatori, a Maria che l'ha fortemente voluta. Sì. Insomma, cerchiamo di tornare a portare un po' la nostra città a dei livelli, non dico quelli del Ducato, ma insomma, cerchiamo di riportarla a una certa altezza dal punto di vista culturale, perché è cultura, insomma. Assolutamente, cultura e arte, espressione, sì. Insomma, davvero il nostro territorio si esprime attraverso insomma anche personalità, alcune delle quali sono state citate direttamente proprio come coinvolte anche in questa esposizione. Allora proporrei un ulteriore brevissimo approfondimento appunto su questo slancio che da Modena porterà questa mostra direttamente tra i padiglioni dell'Expo. Sentiamo in questo caso il nostro Filippo Marelli. Modena è pronta a portare nei padiglioni dell'Expo la sua bellezza, la sua arte, la sua moda e il suo cibo. Fashion, food e arte insieme, elegantemente connessi da un unico straordinario filo conduttore, il cibo. Istituzioni, mondo della cultura e dell'imprenditoria, delle arti, della cucina. C'era una grande squadra ieri alla Chiesa San Carlo per l'inaugurazione della splendida mostra Il gusto della contaminazione, promossa da Modena Amore Mio. Preziosi dipinti di artisti dal 600 al 900 provenienti da collezioni private. Creazioni di moda di grandi stilisti italiani, gioielli, oggetti di design e antiquariato, fotografie d'autore. Un itinerario originale e affascinante. Colori e suggestioni, linguaggi diversi e alti, il cibo declinato nella bellezza delle arti. E naturalmente non poteva mancare il bel canto. Nella serata di ieri, il primo di una serie di concerti in programma della Fondazione Pavarotti nel nome del maestro, di Mirella Freni e di Raina Cabaivasca. Celebri brani eseguiti dagli interpreti della Fondazione stessa insieme ai solisti dell'opera italiana.
Tanti gli appuntamenti all'interno della mostra di qui al 19 luglio, un'esposizione che ha già stregato esperti, critici e addetti ai lavori, tanto che il gusto della contaminazione e la bellezza modenese italiana potrebbe da fine luglio sbarcare proprio a Milano per essere installata direttamente dentro i padiglioni di Expo. Michela Zia Modena per questa esposizione che potrebbe anche approdare all'Expo, quindi? Speriamo di sì, potrebbe, non diciamo altro. È un concentrato veramente molto interessante, questo connubio tra la moda e l'arte, e è veramente affascinante, è da scoprire, da guardare. Consiglio i visitatori di soffermarsi e magari di dare un'occhiata alla storia della moda oltre che a quella dell'arte. Eccoci qua, insomma, davvero una mostra da scoprire e da comprendere anche nel suo valore e nella sua portata. Insomma, abbiamo visto questa splendida tavola. Entriamo anche un po' nel dettaglio di questa esposizione nell'esposizione, perché alla fine è un certo, grande piccolo palcoscenico anche certo, quello. È, no? è una tavola che si colloca in un periodo storico specifico, che è l'Ottocento. Nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, c'è una gran rivoluzione legata al servizio della tavola, al modo di servire le vivande in tavola. Quindi cambia un attimo anche l'apparecchio nel senso proprio della cosa. Quindi mi sono ispirata a un libro di cucina di Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino, del 1837, che spiega come viene apparecchiata la tavola, tant'è che ad esempio le posate sono tutte a destra, non esiste ancora il piattino per il pane, perché a parte che il pane non era proprio in pagnottelle, ma qualora fosse stato in pagnottelle sarebbe stato posto all'interno della salvietta. Quindi c'è tutta, e poi la tavola è ricca, e nell'Ottocento nascono nuove suppellettili, bicchieri diversi, quindi c'è anche il bicchierino da rosolio, sì, questi nuovi liquori, quindi è tutto legato a un'evoluzione di cucina, tavola e moda, perché sì, anche per la tavola si parla assolutamente di, sì, moda, e in più sottolineo il rapporto col territorio, perché i piatti sono della fabbrica di Sassuolo e tra l'altro si legano all'industria di Sassuolo oggi, perché l'Iris ci ha concesso e ha costruito il pavimento su cui posa la tavola, quindi la modernità, sì, della ceramica odierna con la suppellettile invece della fabbrica di Sassuolo del periodo di Rubiani, quindi c'è questo legame, contaminazioni anche temporali oltre che culturali. Questo è importantissimo, insomma, un'occasione che davvero metterà in dialogo la nostra realtà, che insomma in questo caso definire locale è veramente troppo riduttivo, anche perché è un'esposizione che dialoga con grandi appuntamenti anche a livello nazionale, appunto, no, Sonia? Sì, assolutamente, perché tra le opere esposte, allora, abbiamo parlato di moda, ci sono capi, ma ci sono accessori, ci sono cappelli meravigliosi di Balle Strazze, anche giovani, anche abbiamo proprio, io ho voluto selezionare accanto a dei nomi blasonati come Valentino, come Uncrizia, come Blue Marine, quindi riconosciuti da tutto il mondo, anche dei giovani che però hanno un grandissimo successo adesso a livello internazionale, giovani che hanno vinto USO Next, che sono stati selezionati nei grandi concorsi, che adesso sono presenti nelle grandi negozi concept store del mondo, e quindi insieme a loro ho cercato anche di portare, di far dialogare anche un'arte, chiamiamola modernissima, cioè è legata alla fotografia, e quindi c'è una mostra che ho appena visto, ho avuto appena il piacere di vedere, sì, a Roma, al Palazzo dell'Esposizione, che è una mostra che è un'antologica di questo grande della fotografia contemporanea, che è David LaChapelle, è un fotografo di moda che adesso però fa arte da molto tempo, e lui è stato uno dei primi a creare un genere e soprattutto anche a dialogare col cibo, per cui quando
avendo una passione per il cibo, a dialogare col cibo, cioè a inserirlo proprio nelle proprie opere, e con la passione e ormai la tradizione che ha di essere in Italia, ho detto dobbiamo inserire David LaChapelle, e quindi c'è questa opera bellissima del 1995 di Drew Barrymore insieme, che si chiama A Waitress, che vale la pena di vedere. Insomma, davvero vale la pena di vedere e di capire anche tutte queste relazioni e queste contaminazioni che sono fonte di grande ricchezza, soprattutto quando si parla insomma di cultura e di arte. C'è un appuntamento che volevamo ricordare, vero cantore? Quello di oggi pomeriggio. Assolutamente, anzi l'appuntamento è proprio domani alle ore 17. Esatto. Sì, ore 17, chiesa di San Carlo, ci saremo tutti e tre, e chiunque vuole venire, perché la mostra è libera, lo ricordiamo, certo, è completamente libera, e saremo ben lieti di potergli spiegare, faremo un percorso guidato, quindi proprio guidato da voi, proprio dai curatori, da noi, sì. E con grande soddisfazione potremo così spiegare meglio vis-à-vis alle persone che vorranno intervenire. E insomma, un'occasione da non perdere, allora domani alle 17 in chiesa, presso la chiesa di San Carlo, all'interno della quale appunto è allestita questa esposizione che davvero, insomma, non ci stanchiamo di dire va vista, va capita, va compresa, anche insomma per così capire esattamente da dove arriviamo e soprattutto ancora verso dove siamo diretti. Insomma, questo è molto importante, merito naturalmente anche di Modena Amore Mio, che ha fortemente voluta questa iniziativa. Fino al 19 di luglio sarà a Modena, poi appunto prenderà il via verso Milano, insomma approfittiamo di questa presenza. Grazie, grazie davvero e complimenti. Grazie.